Guardate raga qua, che bello sto posto. Andiamo a vedere cosa si cela al suo interno. Ma cos'è quel mostro? E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi facciamo un'altra esplorazione, ma non lo facciamo in una casa abbandonata. Facciamo in un posto ancora più inquietante. E sto parlando di una chiesa abbandonata. E noi, ormai da una settimana, abbiamo intenzione di venire qua, perché siamo un posto figo e essendo che Riccardo Dose trema di paura ogni volta che va nelle chiese, lo facciamo anche noi. Ok, ora entriamo in questo posto misterioso. Ok ragazzi, adesso siamo entrati da là, praticamente. Quella è la fessura dove siamo entrati. Praticamente adesso è pieno di piante, in quella parte sono pieno di spini. Dobbiamo procedere. Ok, qui adesso poi andiamo qua prima. Ok, adesso dobbiamo parlare a bassa voce perché stare attenti perché noi sappiamo cosa dobbiamo trovare. Non stare attenti qua. Oh! Guarda sotto. Ah, io non vado in fretta, ricordi? Opzioni, o prendiamo sta parte di qua, però c'è il rischio di andare in questo posto qua, che abbiamo capito che probabilmente è un pozzo, se no c'è quello di là, ma dobbiamo vedere che piante ci sono, perché non sappiamo soltanto se troviamo anche delle ortiche o sbaglio. Ciao. Sei? Sì. Ok, allora, andiamo così. Oh. Sì, è più fattibile di qua. Allora, finora il posto non è stato. Allora, ci sono due edifici. Abbiamo un edificio praticamente distrutto per di là e là c'è la chiesa. In quella andiamo. Intanto Edviva 46 sta liberando la strada. Esatto, anche lui si chiama 46 perché mi ha praticamente copiato il nome. Troviamo Riccardo Dose e Dad. Dai, vai. Ok. Allora, non andiamo alla chiesa, però adesso andiamo quella che probabilmente è l'entrata di quell'edificio là, non so se vedete. È difficile, però aspetta, prova a venire fin qua. No, non si vede. No, qualcosa si vede, qualcosa si vede. Ok, adesso entriamo e vediamo cosa c'è. Hai presente la piccola casa che c'è là abbandonata a Conca? Oh, quella è una Allora, intanto non ci sembra proprio. Facciamo male, sono tutti.
Qui non c'è niente. Vai, vai, vai. E qui niente, qua dobbiamo tornare indietro. Oddio. Ok, questi sono uccelli, non avete paura. Ho imparato dall'esperienza della villa abbandonata. Ok, come notate, quello là sarebbe... questo è il primo piano. Quello là sarebbe il secondo piano. Infatti, come vedete, questi sono praticamente pavimenti sfondati. Soffitti, pavimenti, praticamente. L'unica strada che possiamo fare per esplorare questo posto è che la cosa... c'è una stanza un pochettino buia. Ah. Adesso siamo in un'altra stanza. Allora, abbiamo trovato in questo edificio l'entrata e il retro. Questa è l'entrata e quello lì è il retro. Guardate che bella pianta che c'è là poi. Abbiamo trovato anche delle scale là, ma ovviamente ci andiamo dopo. Dobbiamo soltanto esplorare tutto il piano. Terra praticamente, come si dice. Ok, procediamo. No, in questa stanza buia. Però vediamo dove conduce. Mamma che bella. Guardate queste situazioni, non fatele mai da soli. Mai. Beh, perché no? È sempre meglio avere qualcuno con un coltello comprato. Perché c'è già a casa sua. Si può anche salire volendo, guarda che qua ci sono le scale. Questa esplorazione sta finendo più figa rispetto a quella d'altra volta, eh? Insomma. Sto scherzando, l'altra è stata epica. Ma penso che siano qua le cose che intendi, eh? Piano. Guardate qua, questa è proprio, c'è proprio, non c'è movimento, non c'è più nulla, guardate là, quella parte che cade di più praticamente. Devo andare ancora là sopra. Ma sta attendendo scale qua. Lì è crollato. Lì è crollato. Vabbè, stai qua. No, no, vai via da lì, vai via. Vai via da lì, qua. Ok, qui dobbiamo stare non attenti di più. Ok. Ma cosa c'è qui? Niente. Come è tutto a posto. Chi sarebbe così pazzo da buttarsi qua sotto? Io? No, sto scherzando. Allora ragazzi, siamo qua, stiamo per fare uno scherzo a Lorenzo. Adesso lui sta scendendo. Dai, oh. Non farmi ti scherzi. Dai, veramente. No. No. Bah! Guardate, oddio. Guardate cosa abbiamo trovato. Uno scorpione. Oddio, è vivo! Eh sì che è vivo, cosa pensavi? Che fosse morto. Ok, ok, sentiamo che un attimino di venticello c'è, cioè, però abbiamo avuto un brivido che porca vacca, fa paura. Questa praticamente sembra tutta cacca di piccione, o sbaglio? Sì, non sbagli. Sono figo.
Ok, abbiamo la stanza buia, quella che intendo. E ci vedi nascosti dove ero mai qui. Sto scherzando, andiamo. Praticamente non c'è niente. Questa mi sa che era la cucina. Infatti vado il cammino. Allora, perché abbiamo interrotto prima le riprese della casa, dell'edificio che stavamo guardando? Praticamente è successa questa situazione. Il Viva 46, l'altro ragazzo che era con me in quel momento, non si sentiva molto bene. Ma non è che si sentiva bene per il caldo e robe. Anzi, è stato un qualcosa di veramente strano, pauroso, che mi ha seriamente preoccupato. Cioè, avevo un po' anch'io una sensazione che c'era qualcosa di storto in quel posto. Perché abbiamo avuto dei brividi che veramente ci ha fatto gelare il sangue, un qualcosa di veramente assurdo. E poi questo infatti si è appoggiato a me perché stava per svenire. Siamo stati lì 30 secondi, un minuto, e poi pian piano si è ripreso e siamo usciti dalla villa. E alla svelta siamo usciti. Andando poi via, ho sentito qualcosa di molto molto strano. Sembrava la voce di una donna. Non so benissimo cosa sia, però non c'era nessuno. C'erano solo io e lui. Non c'era nessun altro. Che rende questa cosa ancora più misteriosa, ancora più paurosa. Noi non ci arrendiamo, ritorneremo lì e sveleremo quello che c'è lì dentro, perché secondo me c'è molto di più di quello che abbiamo visto, e andremo armati di rosari, di qualsiasi cosa che potrebbe proteggerci da eventuali spiriti maligni e robe. Lo so che alcuni non ci credono, ma vi giuro che è tutto reale e l'abbiamo vissuto in prima persona. Ci vediamo nella seconda parte, ovviamente, di una delle serie più terrificante che io abbia mai fatto finora. Bro, a proposito di quell'episodio che ti è successo per il fatto che ti sei appoggiato a me, che praticamente stai per svenire, cioè, in quel momento, con la coda dell'occhio, ho visto qualcosa. Sembrava una figura femminile, e da lì non ci ho più fatto caso perché è stato un attimo. E adesso che mi sono reso conto, no bro, c'è veramente qualcosa lì dentro e dobbiamo assolutamente scoprirlo.